Con noi il direttore Conf Cooperativa Emilia Romagna, Pier Lorenzo Rossi, benvenuto. Grazie, buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori. Un tema in questi giorni, direttore, che sta tenendo banco un po' su tutti gli organi di stampa e non solo, è il tema del caro energia. Ne ha parlato anche l'altra centrale cooperativa, quella della Lega Coop, ieri in una nota stampa, per un'emergenza che si sta abbattendo su tutte le imprese. E da un'indagine che hanno fatto in Lega Coop è emerso che circa un terzo delle cooperative esaminate prevede aumenti dell'energia superiori del 100%, e di queste il 50% prevede addirittura un aumento del 200%. Dal vostro osservatorio di Conf Cooperative, qual è la fotografia che emerge su questo fronte? È chiaro che questo è un tema che taglia trasversalmente tutta l'economia. Noi abbiamo sollecitato fin da subito il governo, perché in un primo momento l'idea era quella di distinguere le imprese da quelle energivore e quelle non energivore, con tutta una serie di valutazioni, e in più di distinguere queste attraverso il codice Ateco. Purtroppo il tema energia tocca tutti, perché è chiaro che abbiamo imprese che ad esempio l'anno scorso avevano bollette complessive per 20 milioni e alla data di oggi sono già oltre 70 milioni. Naturalmente parlo di grandi imprese del settore agroalimentare, ma anche quelle del settore sociale. Anche una casa di riposo ha un aumento consistente del costo dell'energia. Poi oggi ci stiamo approssimando alla stagione invernale, avremo anche l'aumento del costo del riscaldamento. Quindi è evidente che ci sono imprese che riescono a scaricare a terzi quelli che sono gli aumenti, e imprese che invece questi aumenti non riescono a scaricarli. Un altro esempio può essere quello del settore dei trasporti. Chi negli anni passati ha anche fatto investimenti consistenti per un tema di sostenibilità, magari convertendo i mezzi a metano, purtroppo oggi il metano costa di più del gasolio della benzina, per cui diventa non conveniente poter continuare a lavorare, quindi mantenere gli impegni che si sono presi. Ecco, quindi è un tema veramente coinvolge tutto il sistema produttivo. Purtroppo viene in un momento in cui le imprese si stavano riprendendo, il nostro territorio, insomma l'Emilia Romagna nel secondo trimestre di quest'anno aveva un tasso di disoccupazione del 4,5%, purtroppo precipitiamo invece in una situazione dove le imprese stanno pagando ancora i mutui fatti durante la pandemia, e oggi si trovano a dovere in alcuni casi anticipare i costi di fornitori di energia, perché se non vengono pagati in anticipo non vengono neanche fornite. Quindi ecco, questo è un dramma vero. A questo grande fattore di criticità, Rossi, si affianca anche quello dell'aumento delle materie prime, rincariche in alcuni casi vanno oltre il 100% per alcuni settori. Non so, sempre tra le vostre cooperative affiliate, quanto incida questa voce. Ma incide anche questo, perché incide per quanto riguarda le forniture, non so, anche delle confezioni, di alcune materie prime che servono proprio per le lavorazioni. Quindi purtroppo, agendo sul tema energia elettrica, è evidente che a caduta c'è tutta una ripercussione su tutti gli ambiti produttivi, poi chi più chi meno, ma purtroppo l'inflazione, che già produce i propri effetti, non si ripercuote solo sui singoli cittadini, ma sulle imprese, quindi conseguentemente è una catena. Purtroppo questo sistema e questa situazione che stiamo vivendo è un qualche cosa che produce una divaricazione della forbice tra chi sta bene e chi sta peggio, ancora più ampia. Purtroppo vediamo che in alcuni casi chi opera nel settore energetico ha dei risultati economici stratosferici, e questi vengono scaricati magari su cittadini e su imprese che non possono fare altro che purtroppo in alcuni casi chiudere o sospendere l'attività, perché diventa assolutamente antiproduttivo e assolutamente non conveniente poter continuare. Insomma, anche
Ieri avevo un incontro con alcune persone che stanno valutando di sospendere l'attività perché le bollette che sono già arrivate, quelle che prevedono che arriveranno, sostanzialmente non riescono a essere coperte dagli introiti che avranno. Quindi ci troveremo nel giro di qualche mese, purtroppo in una regione come la nostra, il pericolo può essere che avevamo aziende che non trovavano persone da occupare, il tema di non trovare figure professionali è ancora oggi presente un po' in tutti i settori e purtroppo speriamo di no, ma se non si interviene in maniera tempestiva e in maniera energica, corriamo il rischio di arrivare all'inizio 2023 con tante aziende che devono sospendere l'attività. Senta, direttore, siamo già in chiusura perché ci restano pochi secondi, anzi stiamo sforando. E, proprio a proposito, di ciò che diceva, se non si interviene in maniera energica, diventa un fattore chiave quello dell'interlocuzione con, il governo che si andrà ad insediare. Voi come corpi intermedi cosa vi, prefiggete come obiettivi in questo senso nella, interlocuzione con, il governo? È chiaro che voglio dire, aspettiamo naturalmente che si formi il governo, già nelle interlocuzioni informali che in qualche caso ci possono essere state abbiamo rappresentato queste difficoltà. Penso che insomma, chi assumerà la guida di questo paese, mi pare che insomma, dal risultato elettorale sia chiaro, chi dovrà assumerla avrà immediatamente da affrontare il tema. Di un tetto al prezzo dell'energia e di una transizione ecologica e una transizione energetica che va assolutamente spinta al massimo perché purtroppo ancora oggi abbiamo tutta una serie di elementi ostativi di carattere burocratico che non permettono alle imprese di fare quei salti che servono. Oggi abbiamo ancora problemi burocratici per il collegamento di chi ha degli impianti fotovoltaici collegati alla rete, in alcuni casi le reti non sono adeguate per ricevere altri impianti, per cui è evidente che su questo piano occorre veramente accelerare molto perché altrimenti anche le alternative che già oggi sono a disposizione non riusciamo a cogliere appieno. Grazie direttore per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.